buonasera Andrea, questa sera. E buonasera ai telespettatori di Onda, una cosa ciascuno stasera. Questa sera sei qui vicino a me. Bene. Tanta gente si è preoccupata perché dice ma il telegiornale ancora riparte. Allora... Però scusate, si è preoccupata, dice, ma l'aforisma, ma scusate un attimo, il telegiornale che fino a fino l'aforisma, perché o c'è o non c'è, ma non si vede che è particolarmente atteso. Ma infatti io dico innanzitutto rieccoci con il nostro appuntamento settimanale con l'aforisma. E per tutti coloro che oggi mi hanno chiamato perché non hanno visto Andrea in televisione, tranquillizzatevi perché Andrea ci sta. Ci sta, sto bene. Sono per nascondersi in ossa che in carne, a differenza del caro Carlo Di Luscio che è protagonista. Siccome si è nascosto da quelli di Onda TV, se vuole nascondere qui, voi non dite niente a nessuno che lui sta qua. Quindi allora, mi raccomando, non lo dite alla redazione di Onda TV. A parte gli scherzi, abbiamo voluto comunque mantenere questo appuntamento settimanale che è particolarmente richiesto, sentito dall'utenza, siccome è particolarmente, dicono, condito, non prolisso, condito di argomenti. Allora io direi, andiamo all'aforisma. Bravo, poi finiamo. Tu stasera sei il telespettatore in diretta, proprio qua vicino a me. Mi taccio, ti taccio. Allora, la notizia che mi ha preso a commentare è quella di cui si sta parlando in questi ultimi giorni. In un paesino qua della Valle Peligna, due vicini di casa hanno avuto una lite, una delle tante lite che sembra che si abbiano già da tanto tempo, e uno dei due con un bastone ha colpito l'altro mandandolo in ospedale. Ci sono sicuramente delle scene, dei vecchi rancori dietro, c'è qualche cosa dietro questa lite, non è una cosa scoppiata momentaneamente. La notizia qual è? Tutti quanti diranno, vabbè, ma è una cosa normale quando i vicini litigano, può scappare sempre qualche gesto di mano, eccetera. La notizia è che uno dei due protagonisti, quello che ha dato la bastonata, tempo fa si era reso protagonista di un bellissimo gesto perché aveva offerto dei fiori ad alcune tombe di alcuni cimiteri laddove non andavano i parenti a fare visita e lui, prima della festività dei morti, della ricorrenza dei morti, aveva omaggiato diverse tombe con i fiori, quindi aveva fatto un bel gesto, che era stato anche oggetto di un commento mio, di un aforisma dell'epoca. Però mo, sto fatto che in un atto di ira ha dato una bastonata al vicino, sta cosa mi fa un po' non pentire di averlo vantato, perché l'ho vantato perché andava vantato. Però mi fa venire in mente un aforisma che in questo momento calza a pennello. Si dice a Sulmona che l'asino che si vanta, getta la soma. Cioè, l'asino che si vanta, getta la soma. Riferito a questo caso, come lo possiamo collegare? Siccome quel bel gesto dei fiori è stato vantato sia dall'interessato, ma anche dai giornali, da me stesso, quindi è stato osannato questo bel gesto e alla fine oggi questo bel gesto diciamo ci delude un attimino, ci vede delusi un attimino con questa reazione così brutta a questa lite con il vicino. Io vorrei dire a questo signore, la violenza non è il modo migliore di risolvere i conflitti con chiunque. Purtroppo in tutti i vicinati ci sta sempre qualcuno che è un po' più tignoso, ci sta sempre qualcuno che ha un carattere un po' diverso dal nostro, qualcuno che crea problemi. Però un conto è litigare a parole, che se ne potrebbe fare a meno anche di quelli, ma non si deve mai passare all'uso della forza, della violenza, perché la violenza non porta mai niente di buono, perché in un momento, in uno scatto di ira, così, una reazione di quell'attimo porta poi delle conseguenze che scattano le denunce, scattano i provvedimenti dell'autorità giudiziaria e il quale sa qual è, caro Andrea, che purtroppo le beghe tra vicini sono, così come le liti in famiglia, sono di quelle situazioni che creano più problemi di altre alle forze dell'ordine. Perché i vicini stanno sempre là, non è una cosa passeggera, non è un incidente stradale che poi uno a casa sua e l'altro pure. Le liti tra vicini, come le liti in famiglia, rimangono poi delle situazioni, diciamo, che perdurano con i protagonisti che purtroppo abitano là, stanno là, quindi la lite si può risolvere oggi, ma domani sarà un altro motivo di scontro. E allora, io penso che in tutta questa attività il buon comandante dei carabinieri di Pacentro, il maresciallo Antonio Rinaldi, che io mi onoro di conoscere,
So che è un ottimo indagatore, investigatore, e sta facendo del suo meglio per ricostruire appieno tutta la vicenda per capire, per mettere anche il giudice nelle condizioni di poter decidere come stanno realmente i fatti, perché poi sono sempre i fatti e gli antefatti. Però al di là di questo, perché noi non stiamo entrando nel merito di chi c'ha torto e chi c'ha ragione, non ci può, ce la può fregare di meno, è solo per parlare della notizia. Ma io ribadisco che bisogna tollerarsi a vicenda. Purtroppo delle volte bisogna essere sordi, ciechi e muti, bisogna far finta di non vedere, ignorare, piuttosto che reagire, perché la reazione, l'impeto di un momento, la si paga col tempo. L'odio porta odio, L'odio porta odio. questo No, ma non voi c'è bisogno dell'aforisma, lo sappiamo, è un po' un ma voi, assioma. boh, tu fai cronaca da parecchio tempo, no? Quindi di casi giudiziari ne vedi parecchi. Con la lentezza purtroppo della Sì, nostra poi si va a giustizia, incancrenire. sì, perché poi passa il tempo, magari questa domanda fanno pace e il suo processo si fa per 3-4 anni e si va a rimettere il coltello nella piaga quando questa gente magari già ha risolto il problema, cioè anche queste cose non si sono 4-4-8, passa il tempo. Ovviamente, come diceva Carlo Di Luccio, non entriamo nel merito della vicenda, perché Assolutamente no. vicenda, perché tutto come dire, il contenuto dell'aforisma se ne assume la piena responsabilità, Sì, io giustamente, è chiaro. Però, come l'aforisma diciamo è per il noi, fatto di per sé che questo signore, io l'ho vantato a suo tempo quando ha fatto il bel gesto di omaggiare i defunti, però, amico ma va caro, letto, l'aforisma è anche satira a volte e un po' di saggezza popolare, per cui va scisso dalla cronaca e preso certo, per poi nella cronaca ci verifestato. sono i carabinieri, gli entrano, ci Certo. sono i giudici che decidono. Noi stiamo commentando l'episodio così come lo commenta chiunque vede il telegiornale, chiunque legge la notizia sul giornale, chiunque legge il tuo messaggio che Sì. metti su Facebook, uno legge e dice: ma guarda chi si mettono da qui, la malata globale, accollati, la rotta la goccia, la cosa. Cioè, sono quei commenti che vengono spontanei. Poi nei paesi nostri sono paesi piccoli. Qua non stiamo nei quartieri di Milano o di Roma o di Napoli, città grandissime dove la gente non si conosce. Qua uno che dice ah, tutto il paese lo sa, cioè. Le voci corrono perché vuoi o non vuoi, nei paesi si conoscono tutti e di conseguenza quando succede un fatto di questi la gente rimane anche scossa, dispiaciuta perché la lite è sempre Beh, brutta, è brutta sì perché la subisce ma anche per non chi è ci bello assiste, non è che bella assolutamente. sicuramente poi ognuno avrà le sue ragioni, però la violenza come messaggio generale, Quindi soprattutto non come deve canale esistere. televisivo, è sempre da stigmatizzare La purtroppo. violenza non risolve mai nulla. Io dico sempre: la violenza non è affatto il mezzo per risolvere le questioni. Ci sono le parole da mantenere anche in un certo limite, o se no fate le denunce, ma lasciate perdere quella che è la giustizia privata. Lasciamo perdere, ci vantiamo di essere un popolo civile, di essere un popolo all'avanguardia. Non ci perdiamo più per queste cose. E tanto è bello quando dice la mattina che incontro Certo. vicino, sa, buongiorno, ciao Nico, ciao Luigi, ciao Francito, saluto, così invece di stare lì con l'odio. Che me fa? Purtroppo non si può pretendere di andare sempre d'accordo con tutto. Tu quante volte mi fa incazzare a me? Lui sa quante volte mi fa arrabbiare a me, quando ho cari telespettatori, però che tu fai? E poi ci torniamo a vicenda, no? E mi prende sempre in Io giro dico, mi che. raccomando, 5 minuti, già si parla da 8. Ecco, e io dico: fatti i cavoli tuoi, che tu fai il telegiornale, faccio la Oh, tra polizia, moglie e poi. marito non mettere il Ecco, dito. Tra appunto, vicini di casa? Vabbè, la ci vicina di casa fermiamo. ci mette ti dice, boh, la vicina di casa, fatti i cavoli che è ancora meglio, insomma. Vabbè, Quindi. sempre nel limite, siamo in fascia protetta. Sì, non ti preoccupare. Allora, Va ben dire che bene. abbiamo terminato per questa Per settimana. questo nostro reinizio dopo le ferie, questo è l'aforisma di oggi, diversissimo dal solito, con questa parentesi di Andrea D'Aurelio che, per non dire il telegiornale, è venuto qui a Certo, sentirsi questa l'aforisma parentesi in quadrata e diretta. tonda, perché Ecco, insomma, è vedi, quello che vedi, sta. dopo che è caduto devi dedicare il Vabbè, cuoricino, infatti, è no? satira, Ecco, no? appunto. I personaggi sono amati. Con questa E parentesi. ne approfittiamo per ricordare che dal giorno 26, quindi dopodomani, torna Onda TG nella versione tradizionale, soprattutto Quindi. così, non solo l'aforisma, il martedì se avete tempo, se no non fa niente, ma Onda Come se non TG, fa niente? tutte le. La gente del giornale se lo vede se c'è tempo. L'aforisma se No, lo deve vedere, perché in coda, volutamente, l'aforisma insegna allora, qualcosa. tutti e due, per non Tutti. litigare, va bene? Amici? Se c'è il Covid, cos'è? Amici, tutte e Buona due. serata. Va bene, buona serata, arrivederci.